Ciao mia family, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze. Spero di non avere rossetto sui denti che capita sempre nei miei video. Ho fregato la videocamera ad Emelza per filmare questo video e siamo appunto nei Paesi Bassi, in Olanda. Come sapete ho vissuto qui 5 anni, ma io ho vissuto ad Amsterdam. Noi qua siamo ad Alkmaar, che è una città 40 minuti a nord di Amsterdam. Oggi volevo fare un video molto particolare perché mi sto intrippando tantissimo con tutti i video che sto vedendo su YouTube filmati nei supermercati di varie parti del mondo, e si vedono tutte queste cose assurde in questi supermercati che noi non ci sogniamo nemmeno, e molte volte ci sono cose italiane che però in realtà non sono italiane. Quindi, visto che anche qui in Olanda ci sono un sacco di cose molto particolari nei supermercati che sicuramente vi stupiranno, vorrei farvi vedere appunto se riusciamo, perché teoricamente non penso che si possa filmare all'interno del supermercato, ma se non mi tirano sotto, ma vediamo, noi proviamo e cerchiamo di essere tipo dei ninja per non farci vedere, ok? Il supermercato dove andremo oggi si chiama Jumbo. Piccoli impasti, all'interno c'è un ripieno di carne e si chiamano bapao, non li ho mai assaggiati. E poi altra cosa stranissima, qua si trovano i pancake già pronti, naturali alla banana. Assurda questa cosa, assurda. E qui ci sono i poffertjes, che sono il mio dolce olandese preferito di sempre, sono la cosa più buona. Se venite dovete assolutamente assaggiare i poffertjes. E qui te li vendono già pronti, anche se in realtà è facilissimo farli, perché sono tipo come le nostre crepe, però più piccolini. Quindi sarebbe un peccato comprarli pronti, ma ci sono. E poi ci sono anche, vendono tutte le crepe già fatte, di diversi tipi, un sacco, anche salate, già pronte. Notare la sezione pizza, ragazzi, che non può mancare anche qui. E ci sono varie tapas pizza, che neanche esistono da noi, pizza, tapas pizza caprese, capricciosa almeno è scritto giusto, prosciutto, che questo l'hanno scritto giusto, che già è strano, tapas pizza e bruschetta, qualsiasi cosa questo significhi. Poi abbiamo la pizza con la carne di manzo su, not Italian approved. E poi vari pizza pepperoni con due P, notare. Pepperoni, yeah, that's true. In inglese in realtà pepperoni si dice con due P, ma questi non sono pepperoni, è salamino piccante. Ma le pizze pepperoni, quando le ordinate in America o anche qui in Olanda, vi danno sempre il salamino piccante. E poi c'è caprese e tutto, insomma, vari altri tipi di pizza. Mi piace perché la rucola è a parte e te la metti tu. E poi qui c'è tutta la sezione in realtà di paste fresche. Quindi un bel po' di roba, spaghetti, le lasagne e tortellini e vari ravioli ripieni. Non male, this is Italian food. Nice. Una delle cose preferite mie dei supermercati olandesi sono queste macchinette che ti spremono l'arancia al momento. Tu praticamente prendi una bottiglietta, ci sono di varie misure, c'è quella grande, quella più piccolina. Show me the fish one, I think. Sure. All right, like the middle one. Mm-hmm. Prendiamo questa qua, che è la, questo sono le mezzo litro, e praticamente la metti qua e con questo meccanismo tu non fai altro che premere. Là, ok. This was supposed to go like this, right? Yeah. Ok. E voilà, mezzo litro di spremuta fresca. Dovremmo averle anche noi, queste macchinette, poi bisogna sentire qui. I can hear the click. Ok. Now it's good. Mezzo litro di spremuta fresca, anche noi dovremmo averle questo. Con le arance rosse sarebbe niente male. Ragazzi, questa è la cosa che più mi ha stupito quando sono arrivata in Olanda ed ho visto che vendono la pasta pronta, cioè già cotta, e ce n'è di tutti i tipi, c'è anche il risotto tipo, ma la cosa più assurda è che se la compri è completamente scotta, cioè non è mangiabile, credetemi. Questa è veramente una cosa che mi ha, non lo so, qui magari, cioè qui è tipico, si trova nelle vaschette di plastica la pasta pronta al supermercato, però
non ha un buon sapore, perché proprio quel sapore secondo me è... diventa un po' troppo gommosa perché è scotta. E qui ci sono le lasagne grandi, piccoline, lasagne bolognese sarebbero appunto le nostre lasagne semplici con il ragù. E qui un sacco di altra roba cotta. Guardate che carine sono le zucche di Halloween! Sì, che belline! Super cute. Questa, ragazzi, è tutta la parte vegetariana e vegana. Come potete vedere è bella fornita. E ricordate che siamo in una città più piccolina, non siamo nella capitale. E qui ci sono un sacco di cosine. Burger, chicken burger, fish burger. Ovviamente non sono non è carne né pesce vera. Sono appunto a base di soia, di tofu e varie verdure. E qui ci sono tutte le cosine per San Nicolò. San Nicolò si chiama Sinterklaas qui e per loro è una festa gigantesca, proprio come per noi al nord-est. E ci sono, allora, praticamente a San Nicolò vanno, sì, si regalano tipo le iniziali del tuo nome. This is for like Sarah. Or Sint, from St. Nicholas. Oh, from Sint. If they can't find your letter, you will get the S. Ok, se non trovano l'iniziale del tuo nome, ti becchi la S che sta per St. Nicholas. E ci sono tutti i dolcetti appunto per San Nicolò o Sinterklaas. Altri dolcetti per San Nicolò, questi sono i paper noten che assomigliano ai nostri amaretti a vedersi, ma non sono i nostri amaretti, il gusto è completamente diverso, sono più speziati. E poi ci sono altri cioccolatini, sempre i paper noten con la cioccolata, con il tartufo e con il caramello. Qui ci sono tutte le bevande vegane o vegetariane, quindi sono tutti i drink a base di avena, cocco, mandorla, di vari marchi. Questo è molto buono, questo è di avena invece, questo è quello che beviamo di solito, latte di riso, cocco, ce n'è veramente di tutti i tipi, un sacco di scelta. E qui invece c'è il latte, questo è quello che prendevo sempre io senza lattosio. E poi dovremmo metterci il chocomel. Eccolo qui. Questo è il chocomel, che è il cioccolato da bere tipico olandese. Sono super orgogliosi di questo ed è buonissimo. E c'è anche in edizione speciale per Sinterklaas con le varie lettere. Ed è buonissimo, lo fanno anche fondente e anche parzialmente scremato. Quando abitavo qua non poteva mai mancare il chocomel nel mio frigorifero. Qui la scelta degli Oreo è gigantesca, ci sono questi invernali con dorsetto, ci sono i crispy and thin, quelli sottili, piccolini, un sacco di gusti diversi, strawberry cheesecake. Poi abbiamo Double Cream, che sono quelli che prende sempre la mia amica De Mesa. Birthday Party, che piacciono un sacco a me. Ci sono i brownie e gli original, ovviamente. E poi ci sono quelli mini e un sacco di robine Milka, che però abbiamo anche noi. E poi ci sono i chocolate chip cookies degli M&M's e Bounty e Twix. E questa è la sezione degli stroopwafel, ragazzi, anche questi sono tipici olandesi e di solito sono con sciroppo o con miele, sono strabuoni, ce ne sono appunto di tutti i tipi, questi super consigliati di questo brand. Quelli che mi piacciono tantissimo sono questi ricoperti di cioccolato, ma ce ne sono veramente, ragazzi, al cocco. I never tried coconut? That's new. Wow. Al cocco devono essere buonissimi. E poi vabbè, ce ne sono di tutte le tipologie. This is also new. Allo speculas. Speculas sono dei biscotti tipici per le feste. And salted caramel. Ah, è caramello salato, wow. So many. E poi appunto ce ne sono altri di diversi marchi. Di altri dolcetti che mi piacciono tantissimo, sarà perché sono rosa. Sono questi biscotti. Questo con gli altri dolcetti. Oh, questi sono buonissimi. Questi mi fanno impazzire, sono soffici con lo zucchero a velo. Wow, ragazzi, Eierwaffel. Eierwaffel. La mia pronuncia olandese.
Questi sono buonissimi al cocco, ma questi li abbiamo anche noi. Invece questi sono tipici olandesi, loro li chiamano biscotti, ma a me ricordano tantissimo i pancake americani. E ci sono anche con la cioccolata, ragazzi. Sono strabuoni, strabuoni, provateli. Don't forget your favorite. Oh sì, questi sono i miei preferiti. Hanno gli Smarties, è tipo una tortina con la glassa e con gli Smarties. Adesso le fanno anche al cioccolato e alla vaniglia. I think we should try them, like this one. Un'altra cosa che va tantissimo qua è il burro di noccioline. Si sono un po' americanizzati riguardo a questo, sicuramente. Infatti ce n'è tantissimo di tutti i tipi. Cioè, quello che va di più è questo, che è quello con pezzettini, con extra pezzettini di noccioline. Oppure quello che va tantissimo è quello naturale. E poi c'è anche light, extra crunchy, creamy, e ne abbiamo veramente di tutti i tipi e categorie. C'è l'imbarazzo della scelta. Ovviamente non poteva mancare la nostra Nutella, ragazzi, che si trova ovunque, in tutti i supermercati del mondo in cui sono stata c'è Nutella. E poi ovviamente hanno anche varie altre alternative. A me piace un sacco questa perché è cioccolata bianca, è buonissima. E queste non le ho mai assaggiate, ma devono essere divine. Cioccolata bianca con fragole e cocco e cioccolata bianca. Oh mio Dio! E poi, se ci spostiamo un po' più in qua, c'è una cosa super super tipica della colazione olandese, cioè il, adesso la mia amica mi correggerà la pronuncia, Hagelslag. 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 Yes. E ci sono di vari marchi. E questo è quello che si fa praticamente, si mette un po' di burro su una fetta di pane e poi queste bricioline di cioccolato sopra, ed è una cosa tipica per la colazione un po' più dei bimbi, diciamo. In Olanda ci sono sia i fiocchi di cioccolato così, questo è fondente, questa è al latte, milk, è latte, e oppure ci sono sia anche gli zuccherini, oppure appunto ci sono sia le virgolette che questi fiocchi. E poi ci sono anche questi che sono un pochino più come delle caramelline. When do we eat that? This you eat for breakfast. No. Not for breakfast? Oh yeah, right! Allora, sì è vero, me l'avevo già spiegato. Praticamente se stai aspettando un bimbo, poi nasce ed è una femmina, lo mangi con questi. Se nasce un maschio, mangi questi. Like baby girl, baby boy. When it's born, yeah, you treat it at work or at friends, etc. Sono anche cereali. Stiamo cercando di essere dei ninja per non farci vedere, per adesso non ci hanno visto. Abbiamo anche dei cereali pazzeschi che noi non abbiamo. Questi per esempio sono americani, li avevo trovati su un sito americano. E sono sempre della Kellogg's, ma sono cereali che noi non abbiamo. Per il resto invece mi sa che forse questi non abbiamo. Smacks. Che sono tipo orzo caramellato, e il resto invece mi sa che c'è, perché i Rice Krispies li abbiamo, anche se qui la confezione è un po' diversa. E poi abbiamo anche il Variety, ce ne sono diversi piccolini, e invece gli altri mi sa che li abbiamo tutti. Oh no! Coco Pops White? Non abbiamo i Coco Pops bianchi noi, a meno che io non li abbia mai visti, ma sono con il cioccolato bianco. Wow, con delizioso cioccolato bianco, says in Italian! Allora evidentemente li abbiamo anche noi. Evidentemente li abbiamo anche noi, ma non li ho mai notati. Forse sono una novità, wow, devono essere strabuoni. Ci stiamo avvicinando alla sezione pasta, che in questo momento è occupata. Ma questa è la sezione salse. E notare che hanno anche qualcosina di Barilla. C'è l'arrabbiata, poi alle olive, napoletana, che da noi non penso si chiamerebbe napoletana, basilico e bolognese, che sarebbe quella al ragù. E poi un altro marchio che qui va tantissimo è questo, che è Grand Italia, che però da noi assolutamente non esiste. Not Italian, but everybody thinks it is here, but tutti pensano che sia un marchio italiano, ma non lo è, io almeno non lo conosco. Notare, ragazzi, lo scempio più terribile, la carbonara con l'uovo e la pancetta già fatti, che è veramente un abominio. E poi ce ne sono altre, vabbè, toscana, che sarebbe con pomodorini essiccati, abbiamo basilico, bolognese, il resto non è poi così male, il tartufo, ma la carbonara è quella che mi sciocca di più. La sezione pasta è molto piccola, non hanno tantissima scelta, appunto noi in Italia abbiamo un sacco di scelta di pasta, qui è un pochino più ridotta,
ma hanno le classiche, le farfalle, i rigatoni, i fusilli, e questo è tutto quello che c'è della Barilla. Ci sono i bucatini, mafaldine, queste le mangiavo da piccola, le penne rigate, poi che cosa c'è? I tortiglioni, gli gnocchi, le orecchiette e poi capellini, quelli sottili sottili, spaghettini numero 3, spaghetti numero 5, pasta. Questa è tutta la scelta della Barilla, però vi dico che non è niente male la pasta che trovavo qui, è sempre stata buona, mi è sempre piaciuta tanto. Una cosa stranissima che ho sempre visto nei film americani ma mai dal vivo, fino a quando sono venuta ad abitare qui in Olanda, qui ci sono le uova bianche, che sono assolutamente identiche alle nostre, ma sono bianche. È strano perché da noi non si vedono, almeno non tanto facilmente, ma ci sono. Sapore uguale. E un'altra cosa che qui va tantissimo, qui per dire, le patatine fritte non le mangiano con il ketchup ma le mangiano con la maionese, quindi qui va molto di più la maionese piuttosto che il ketchup. Infatti guardate quanto ne hanno. Notare quanto è? 650 grammi di maionese. E poi c'è questo che è gigantesco. Qui vanno tantissimo le zuppe, anch'io le mangiamo tantissimo in inverno perché appunto fa molto freddo, quindi qui riscaldi, quindi una sezione molto grande per quanto riguarda le zuppe, ragazzi, e sono tutte strabuone, sono meglio delle nostre devo dire, però ci mettono troppe spezie per i miei gusti. E poi super famose sono anche queste di Kappa Soup, cioè le metti in una tazza e sono subito pronte. Insieme sono le Rotwurst, che sono queste salsicce a forma di U, sono strabuone, strabuone, e questo è un tipico piatto che si chiama Burgu. E ce ne sono, vabbè, questa è la extra large, ma ce ne sono veramente di tutti i tipi, ci sono speziate, ci sono questi pacchetti stranissimi, e poi sono anche così, tipo snack, ok, che mangi la salsiccetta, uguale qua, e poi ce ne sono tantissime anche nei vasetti. Hot dog nel vasetto, è un sacco, ce ne sono veramente un sacco di questo marchio, più di altri, che uno si fa anche le zuppe strabuone. Poi ci sono un sacco di caramelle, alcune le abbiamo anche noi, tipo le Mentos, e poi c'è questo brand che è super, si chiama Katia, che è appunto un brand olandese che ha un sacco di robine buone. Queste sono caramelle gommose allo yogurt. E poi vabbè, le rotelle, queste dell'Arico non le avevo mai viste, ma queste le abbiamo anche noi, però è la frutta, non è la liquirizia, strana. E anche di Arico c'è un sacco di roba, ma quelle più tipiche olandesi sono queste. Loro hanno un sacco di liquirizie, sono super super tipiche di questo brand che si chiama Venco, e ce ne sono di tutti 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 i tipi, alcune ricoperte di zucchero come anche queste, e il resto sono tutto tutto di liquirizie. Poi ci sono un sacco di chip Pringles che noi non abbiamo, vabbè, ci sono l'origine della paprika, poi panna acida e aglio, hot and spicy, barbecue. Ah, queste sono con le erbe, il sale, sale e pepe, addirittura il prosciutto e formaggio ci sono nei Pringles. Io non credo che noi le abbiamo in tutte queste varianti. Nacho cheese, red curry, chicken tikka, Japanese barbecue teriyaki, insomma veramente un sacco di. Però hanno patatine diverse che noi non abbiamo, tipo Yonkers, Fonzie's, Chipster, qui non ci sono, ma ci sono altre varietà, tipo queste a forma di orsetto che sono carinissime, e queste sono le preferite invece di The Mesa, con questi cuoricini, che sarebbe stato carino avere per la mia sfida in cui mangiavo tutto a forma di cuore, mannaggia. Un sacco di gelati Magnum, da notare c'è anche, li abbiamo presi, c'è anche la versione vegana con latte di mandorla, sono stra buoni. E non so in realtà se la Magnum sia italiana oppure no, comunque qui hanno anche il double caramel, ragazzi, che è la più buona, ma so che ci sono anche davanti questi. Poi ci sono i gelati M&M's, Oreo, Mars, Twix, e poi insomma le vaschette, quelle un po' più classiche che abbiamo anche noi. E poi troviamo un sacco di scelta riguardo i Ben & Jerry's, guardate che meraviglia, ce n'è di tutti i tipi e alcuni sono anche vegani. E poi ci sono anche i barattoli di Magnum. Siamo tornati a casa di The Mesa e mi sto appropriando del suo studio in questo momento. Guardate che bella che è la sua postazione. Vabbè, adesso mi ucciderà perché secondo lei non è in ordine. Però questo è il suo sfondo e qui ci sono tutte le sue luci, super professional. A differenza
delle mie, con la ring light non la uso nemmeno. Comunque, c'è qualcuno che sta, che si sta nascondendo. Allora no, in realtà abbiamo filmato come dei ninja al supermercato, ragazzi, perché non sapevamo se si poteva filmare o no. Alla fine ci hanno visto mille volte e non ci hanno detto niente, quindi spero che il video sia uscito comunque carino. Non ho inquadrato le Heineken che c'erano, che è tipica cosa olandese, però vabbè, mi sa, potevate immaginare. Comunque questo è quanto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, che sia interessante, e se vi è piaciuto potrei farlo anche in altri paesi, in realtà. Insomma, fatemi sapere tutto nei commenti, vi mando un bacio grandissimo. E voi vedrete questo video domani, che è lunedì, quindi noi ci vediamo domani, che è martedì. Ok, bacio, ciao!